La sta mangiando! Guarda, loro non si divertivano come me. Cos'è Stefano? Ma papà non ha avuto un'infanzia. È già nato grande. Ciao, Surri! Hai fatto la cacca? Sì. No, guarda. No. Hai frantumato il computer. Animali animali, benvenuti in questo nuovissimo video. Devo dirvi che inizialmente questo video era nato per fare un regalo agli altri mates, che poi si è trasformato in un ricordi e flashback della mia infanzia, che poi si è tramutato in uno scherzo a Stefano. C'è un po' di tutto in questo video e tantissime risate, come sempre. Guardatevi il video e se volete altri scherzi a qualche altro mate o youtuber, lasciate un bel mi piace. Buona visione! Vuoi dire, sto tornando, merde. No, scusa, rifai. Bella raga! Sto tornando, merde. Già meglio. Allora, ho appena accompagnato Sabrina a fare un'intervista, visto che lei ormai è famosa di me, quindi lei fa le interviste in televisione. E adesso, vicino a questi studi qua televisivi, c'è un posto che si chiama Toy Center, quindi un posto dove ci sono i giocattoli, dove si potrebbero fare cose molto ignoranti. Quello non lo so, vedremo. In tal caso magari compreremo altri regali a Surriste e Giuseppe, papà. Il regalo sarà da parte di tutti e due, non solo da parte tua, perché papà non ci crede mai. Però papà, mi è venuto in mente a me di fare questo video, ecco, dei regali, sì. Va bene papà, va bene, sì. E quindi sarà fatto solo da Sabrina. Io tutte le volte non regalo mai niente. E gli dico poi lo paghi tu. Che cazzo vuol dire? Allora, ma prima di andare là mangiamo al chicken and chicken. Non o al CKN. Non possiamo prima andare a giocattoli, poi al chicken. Ho fame, ho detto. Chicken and chicken. Grande. È chicken and... Eccoli, baciato dal sole. Tu no. Sono gelosa. Comunque, ma se è chicken and chicken, tu cosa bevi se c'è solo chicken and chicken? Bevi un succo di pollo? Sì, bevo un succo di pollo. Quando lo bevi fa... Sei stupida? Ok. Ma hanno buttato via... Come si chiama Winnie the Pooh? Io. Ma sembra il coso di Toy Story. Quando Andy butta via i... Ma perché c'è una valigia Magari c'è una bomba, io me ne vado. Che benessere, guardate quanto sono grandi. Sembra di rivivere il KFC. Sì, ma sono grandi, ma... Oddio. Cosa sono? Cioè, nel senso... Aspetta, ho detto KFC, magari mi sparano. È una catena diversa. In realtà la bibita si sono sprecati, hanno preso quella tipo mignon. Kikiriki di fantasia. È più gustosa. Ciao mamma. Adesso ho capito dove ogni tanto arrivano dei regali che ci è regalata alle fiere. Giusto, me l'avete preso qua. Secondo me a Surri potrebbe piacere questa. Gli regaliamo? Mi piace molto, sì, per Surri. Sì, per Surri è ottima. Vediamo che cosa ha da dirci la nostra guardia imperiale. Pronto all'azione. Però picchiamo Sabrina? Siamo pronti alla missione. Papà, guardali. Sono pronti alla missione. È mia. Oh. Vuoi regalare quello a Surri? Vai, ci sono gli occhi che si muovono. La sta mangiando. Infilati un po' dentro. No, amore, ti stai inghiottendo, ti salvo. Sì, amore, mi stavo per digerire. Guarda, prima quando entravi faceva... Dai, ma meglio. Regaliamo a Surri? Costa solo 200 euro? Io te lo spendo se lo ci gioca. Vabbè, se li fai anche li spendi tu, ok. Quel regalo facciamo che è da parte tua, veramente. Wow. Se io fossi stato qua da piccolo, io facevo diventare ancora più povera mia madre di quello che è già adesso. Gli facevo comprare tutto, le ruspe, io amo le ruspe. I trattori un po' meno. No, questa io volevo da piccolo, però mi sa che questa non è radiocomandata. Papà, devi indovinare chi sono. Ma bambini indietro. Paparapa. Sei una ragazza con un pisello in mano. Meno Jones, in realtà. Non ci sarei arrivato, e dovevi essere più convincente. Ah, direi che questo invece è il regalo per Stefano, visto che è amante dei ragni. Ah, ma i ragni, Stefano. Tu. È un giocattolo. Questa cosa qua Stefano lo fa andare in ospedale, okay, subito. Ho trovato un regalo. Allora, proseguiamo, vediamo cosa possiamo trovare a papà. Cos'è? Piano, gli alligatori li svegli urlando. Che alligatori? Ti salvo io. Era la scatola quella che... i coccodrilli. Mi sa che dovevo trovare un'altra fidanzata. Amore. Cosa hai trovato? Ho trovato che tipo, vedi? Punizione! Puoi passare. Da piccolo tutti volevano fare il vigile, non so perché. Lo voglio. Beh, con questi di così qua. Prendilo. Davvero. Lo voglio, è bello. Si illumina. No, guardate, ci sono anche i trenini. Io voglio i trenini. Io da piccolo c'avevo quelli di Lego che li faccio girare per casa. Sentite, fa anche i rumori. È il classico rumore del treno, quello. È la mia infanzia. Guarda, lo...
loro non si divertivano come me. Cos'è Stefano? Basta, treni, andiamo. Poi io voglio i treni, guarda, c'erano anche quelli che facevo da piccolo. Tu hai avuto una brutta infanzia. Allora, i bambini di molti anni fa probabilmente avrebbero avuto questo, nemmeno. Quindi io sono di questa categoria. I bambini di oggi che hanno anche l'iPhone nel Range Rover elettrico. Le Vocan, che figa. Stronzi, siete troppo felici per i miei gusti. Dilli che nostro figlio avrà quella. Nostro figlio avrà... Quale figlio? Quello che avremo tra qualche anno. Sasha, non ci fare, vieni qua. Sto per andare in Messico. Il treno Thomas. Prima amore. Il treno Thomas. Che cazzo? Lo decido io quando chiudo il Toy Center, avete capito? Voglio il trenino Thomas, 60 euro, però quanto costa? Io voglio il trenino. Abbiamo preso solo il regalo per Stefano e per te una paletta da vigile. E per papà e Surri, muoviti a sceglierlo. Non lo so. Raga, ok, questo è per Surri, il Geomag lo usavo anch'io, gli piacerà sicuramente. Aspetta, ma sto coso è quello che gira poi? Che lo fa girare a po'... Questo qua è roba da Minecraftita questa. Oh mio Dio, sono gli occhi grandi. Uno SpongeBob che ha mangiato troppo al fast food. È un occhi grandi. Non è uno SpongeBob, è rettangolare. Questa è una palla. Eccolo. Eccolo quello che avevo io. Forse era più lungo. No, vabbè. Io voglio tutto il Lego City. Hanno fatto anche i binari aggiuntivi. Poi la puoi fare lunga quanto vuoi per la casa. Hanno fatto i jet. Pure, guarda qua. No, aspetta. Questo mio nonno non me l'ha mai comprato perché costava troppo. 160 euro, non si è abbassato il prezzo. Mia nonna mi ha sempre trattato male. Comunque, siamo venuti qua per fare il regalo, no? Prendiamo questo qua per Surri, che con la calamita il Geomag gira. Ho capito, ma papà? Ma papà non ha avuto un'infanzia. È già nato grande. Non so cosa comprargli. Il puzzle. Lo fa con la fidanzata. Ma che cazzo mi frega di fare il puzzle con la fidanzata? L'ho trovato. Affonda la flotta, visto che ha partecipato alla seconda guerra mondiale. Forse anche alla prima, non lo so. Ci sta, io lo facevo da piccolo questo. Può ricordargli un po' la sua infanzia. Vai, andata. Che cosa ha preso quella lì? Cosa stai facendo? C'è una gamba di legno? No, non la prendi la cassa Bluetooth. Al mio piede. Si attacca, vero? Te lo giuro. Non la prendi la cassa Bluetooth. Per concludere la nostra giornata di infanzia, mi sa che mi prendo anche un plasmon. E non rompere le palle, io voglio quello che voglio. Anzi, ne prendo due. Almeno li assaggerò e saprò cosa non dare a mio figlio, che non avremo. E non avremo, assolutamente no. Così se fanno schifo non gliele darò. Se ipoteticamente mai ci sarà. Ma non ci sarà. Ragazzi, abbiamo acquistato tutto e io in questo momento mi sono stracacato addosso. Perché la telecamera non rappresenta mai la veridicità delle cose? È gigante questo ragno. Guardate, cerco di avvicinarmi il più possibile. Guardate, è grandissimo. Porco giù da poveri moscerini. Mi difendo con la cassa, mi difendo. Vattene via, hai capito? E non ti voglio. Io ho anche un po' paura dei ragni in realtà. Ciao. A lei scappa la pipì. Vai nell'altro che è quello dei non ospiti. Surri! Gigi, ciao. Io sono Merdina 1 o Furfecchia o quella senza nome, non lo so. Ciao Surri! Hai fatto la cacca? Sì. Perfetto. Ok, allora vi abbiamo portato dei regali e abbiamo fatto al Toy Center. Allora, purtroppo c'erano solo tre colori, quindi questo è il tuo e non c'è il giallo. E quindi fai conto che sia giallo. Poi vabbè, verde come l'erba di Minecraftita. È una ciambella? Sì. Ho capito. Allora, pensa alla tua infanzia. Mi hai dato la scala che volevo, quella pioli, quella di 3 metri. Può diventare anche una scala, ma non è una scala. È un miscuglio tra la tua infanzia, ma anche legato a Minecraftita. Cioè, ho fatto questo ragionamento per regalartelo. Pensa a costruzioni. Soldi. Giusto. Dagli. Ma lui costruisce solide realtà con i soldi. E quindi ecco. Spero che la tua ragazza un giorno non sarà. Geomag. Non solo è Geomag. Guarda cosa ci puoi fare. Guarda l'immagine. Gira. Sì. Da solo? No, se tu ci metti il magnete. Una volta lo costruisci, metti il magnete. Il magnete è come se fa la contro. Come si chiama? Gira da solo. E poi gira. Penso. Dai. E il regalo di Stefano, fortunatamente c'era il rosso. Tieni. Ecco i nuovi figli, così non li dobbiamo fare. No, amore, li dobbiamo fare. Orche palle. Non guarda la rosa. È per te. Allora, è un giocattolo. Non tiralo fuori senza guardarlo. Io preferisco il Geomag. Ho capito, il Geomag la prossima volta te lo regalo. Adesso non c'è il Geomag. Quello è per papà. Non è un Geomag, quello è per papà. Poi te lo dico cosa c'ha il regalo a papà. Il Geomag che lei ci ammazza. No, guarda. No. Che cosa? Che cosa? No, che ragno, co- è un gioco, è un gioco. Un ragno gigante. Non è un ragno gigante. No. È un tuo regalo. No, hai frantumato il computer. È un regalo, è finto, è per farti passare le paure. Ma è la mia felpa. Ma
E i pompieri che salvano i gattini dal fuoco. Ruba il gioco di papà. Cosa sta facendo? Oh, porco gioco. Ma è un gioco. No, no, non l'ha già. No, te l'ho pagato, te l'ho fatto con amore. Quello sta ridendo perché gli hai appena lanciato un ragno addosso. Lanciato un ragno! Il mio regalo! Sei una merda! Sei un assassino! Tu l'hai lanciato! Io ho dei sentimenti! No, no, aspetta, no, 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 il regalo di papà! È perché visto che non sapevo che infanzia avesse papà, perché non ha avuto un'infanzia. No, cioè. Ti regali un ragno, vuoi distruggermi la vita? Guarda cosa gli ho regalato a papà, però lo richiudi poi. No, perché durante l'infanzia di papà non c'erano le macchinette fotografiche, quindi non si poteva montare. E infatti io ho fatto un regalo legato alla sua vera infanzia. Cos'è? Una tiralo capa, fuori. Affonda la flotta. Battaglia navale, le navi, la seconda guerra mondiale. Beh, sicuramente è più divertente questo di un ragno. Ma è per farti passare una paura, io ti voglio bene. Dal ragno tua, dai regali miei. Allora, quando vuoi sono regali miei, quando sono belli sono regali tuoi. Ah. Lo vado a recuperare. Non ti azzardare. Ah! Non andrai da nessuna parte. Amore, aiuto. Guarda cosa hai fatto! Devo andare a recuperarlo! Il mio ragno! Sto ingrato di merda, sono andato a cercarlo con la torcia dell'iPhone che non lo trovavo in mezzo alla piazza giù di sotto. Tu gran bastardo! Non accetta i regali! Fatto con amore! Un bel ragnetto! Un bel ragnetto! Wow, wow, wow. Comunque animali male, questo video può concludersi qua. Sì, sono già in pigiama, sì, è il pigiama che uso da 2 settimane. Almeno i pantaloni li ho cambiati. Anche l'intimo, cosa pensate? Quindi diciamo che questo era un video un po' che raccoglieva un po' l'infanzia. Sono andato a rivedere un po' tante cose che non vedo da veramente un botto di anni. Soprattutto questi capelli alla cazzo. Ce ne vuole far uscire così senza toccarli? Comunque lasciate altri mi piace se volete vedere altri vlog prossimamente. Come sempre vi potete iscrivere al centro, guardare altri video bellissimi dell'altri. E ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.